Amici di calciomercato.com, buongiorno qui da Piano Gentile. Da pochi minuti si è conclusa la conferenza stampa di Stefano Pioli all'antivigilia di quella che sarà la sfida contro la Sampdoria. Sono tanti gli argomenti toccati dal tecnico emiliano, a partire da Gabigol. È un giocatore che sta crescendo moltissimo, ma così come stanno crescendo anche i suoi compagni, quindi è uno Stefano Pioli che promuove in qualche modo la crescita di Gabigol, perché non ne ha mai parlato in questi termini, e chissà che contro la Sampdoria non possa essere qualche sorpresa, mentre dall'altro lato, proprio con la maglia della Sampdoria, potrebbe giocare Schick, ed è un giocatore che sappiamo essere in prospettiva Inter, anche se Stefano Pioli su di lui non si è voluto sbottonare troppo. Quando gli hanno chiesto se Schick potesse essere un giocatore di suo gradimento, ha risposto: mi piacciono i miei di giocatori. Quindi un Pioli che non si sbottona troppo sul mercato, ma che, attenzione, regala qualche piccolo indizio, quando gli abbiamo chiesto noi di calciomercato.com, appunto, se volesse indicare qualche giovane italiano della nuova leva che su cui ha messo gli occhi, che gli può piacere particolarmente. Non ha fatto nomi, ma ha dato una risposta molto eloquente: conosco i giovani italiani più forti e saprò indicarli alla società. Segno evidente che Pioli sta già programmando il mercato futuro con la società di Corso Vittorio Emanuele, e di come Suning abbia appunto acceso i riflettori su quelli che sono i giovani italiani più forti. Quindi non ci resta che attendere, anche se i nomi non sono stati fatti, ma sappiamo tutti che nel mirino ci sono sia Berardi che Bernardeschi. Stefano Pioli ha dato in qualche modo questa piccola conferma, e adesso non ci resta che aspettare Inter-Sampdoria. Voi rimanete sempre collegati su calciomercato.com, perché ogni giorno da qui alla partita vi daremo sempre ulteriori aggiornamenti. Grazie.